Ragazzi, diciamocelo, i musicisti non sono dei grandi gestori del denaro, eh? Molto spesso non hanno grandi nozioni economiche sulla gestione del denaro e molto spesso magari sono un po', ecco, non sono bravi nel gestire il denaro. Abbiamo visto anche il caso di Morgan, magari ha fatto qualche errore quando si guadagnano tanti soldi, anche però artisti più piccoli. Comunque non hanno una gestione del denaro ben ponderata, secondo me, perché il denaro bisogna conoscerlo, secondo me, bisogna saperlo gestire quando appunto si ha tanto successo e quindi si ha tanto denaro. Però anche a livello appunto di desideri, no? Di sogni dei musicisti, no? Il sogno nascosto di un musicista alla fine, spesso, dobbiamo essere onesti, dobbiamo dirlo, è diventare ricco. Con la musica, però diciamo diventare ricco con la musica, diciamo che nel pensiero, no, di un musicista è una soluzione abbastanza semplice. Cerco di fare, no, la canzone che mi fa svoltare e quindi poi divento molto ricco. Però ecco, alla fine gestire e realizzare tutto questo e gestire poi un eventuale successo non è facile, ok? Si può perdere la testa e tanti soldi danno la testa. E comunque, secondo me, c'è anche un altro desiderio che i musicisti hanno. L'ho avvertito, no? Tante volte sentendo discorsi tra musicisti, no? Tutti, quelli magari all'inizio emergenti, magari sognano uno stipendio, uno dei sogni migliori. Più diffusi è uno stipendio, entrare in un'etichetta, suonare, non pensare più a niente, avere un fisso ogni mese e avere uno stipendio e suonare, non pensare più a niente. Avere uno stipendio fisso, avere un contratto con una casa discografica e doverci preoccupare di fare quello che si fa sempre, cioè la mattina svegliarsi e se si sta scrivendo, fare le prove, comporre o in caso di pubblicazione del disco andare a suonare. E poi ricevere un fisso mensile per fare tutto questo. Questo è anche un sogno nascosto, secondo me molti musicisti sognano lo stipendio fisso. Sarebbe proprio, pensateci, se ci fosse la possibilità appunto di prendere uno stipendio fisso per fare il musicista e la band che scrive, pubblica dischi e poi suona in giro, fa tour, e avere uno stipendio fisso per fare questo, secondo me la stragrande maggioranza direbbe sì, io sogno una cosa del genere, mi piacerebbe. Però è strano perché io ho sempre visto la musica e la cosa che mi è sempre più piaciuta della musica è la libertà che ti dà, no? La possibilità di gestire il tempo. E quindi sognare di fare il musicista per avere poi uno stipendio fisso, secondo me è un po' un controsenso. Mi ha sempre colpito. Io non penso che un musicista debba avere uno stipendio fisso. Allora, la massima, diciamo, aspirazione è che praticamente un musicista possa completamente disinteressarsi del denaro, ok? Avere talmente tanto successo che poi il denaro arriva e tu non te ne preoccupi. Ce l'hai, sta lì e fai quello che vuoi sostanzialmente, perché se arrivi a un punto magari di grande successo che non te ne frega più niente appunto del denaro, perché comunque hai, diciamo, raggiunto un buon livello, ok? Questa secondo me è l'aspirazione più grande. Io, ecco, preferirei sognare una cosa del genere, ambire a questo che ad uno stipendio fisso. Se proprio devo sognare, sogno di avere talmente tanto successo che poi dei soldi non mi interesso. Ma un musicista che secondo me la musica è molto legata alla libertà, che sogna anche uno stipendio fisso, che sogna di fare musica e di avere uno stipendio fisso, poi è un controsenso. Non so se voi a quale scuola appartenete, se vi piacerebbe avere uno stipendio fisso, una casa discografica e fare il musicista, sarebbe il sogno della vostra vita, oppure vi piace poter essere liberi di fare quello che si vuole e liberi di decidere se pubblicare un disco nuovo oppure no, andare a suonare oppure no, fare un tour, fare un disco, stare fermo un anno, cioè avere una libertà maggiore e vivere della propria musica così come viene, oppure se sognate uno stipendio fisso. È interessante, secondo me, tanti sognano lo stipendio fisso. Ditemi la vostra, che tipo di musicista siete, se vi piacerebbe avere uno stipendio fisso, oppure sognate in grande e pensate di avere un successo talmente grande che poi i soldi non sono più un problema. Fatemelo sapere, scrivete nei commenti la vostra opinione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!